Io presento il presidente Giovanni Gentile, presidente nazionale almeno per il momento e poi mondiale dal 2014 della CNDA. Ecco, la CNDA è un'associazione italiana costituita nel 1974 e esattamente vuol dire Consociazione Nazionale degli Archibugeri. In realtà raduna le compagnie sparse sul territorio nazionale nel numero di 38 ad ora, in questa organizzazione riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, la Federazione Internazionale e il MLAIC, Master Loading International Committee, di cui sono stato vicepresidente nel 2007 e, come diceva l'amico Giovanni, ricoprerò la carica di presidente dal 2014 al 2016. La nostra specialità sono armi antiche. La CNDA nasce come associazione di oplologi, ovvero sia coloro che studiano e sono appassionati dell'arma antica. Il periodo storico va dal 1400, quindi la nascita, la scoperta della polvere nera col Monnikow Schwarz in Germania, fino al 1898, che è la nascita della cartuccia, quindi del Wetterli e quindi la cartuccia. Abbiamo varie specialità che vengono effettuate con fucili a miccia, fucili a pietra e fucili a percussione. Le specialità vengono effettuate su, le definiamo short range, da 25, 50 e 100 metri e in Italia si pratica anche il tiro a volo con fucili ad avancarica, una specialità pietra e luminello, e abbiamo anche un'attività da quest'anno di middle range, ovvero sia su campi dove si può sparare fino a 300 yard. Chiaramente sono campi privati come quello che è appena nato, che per la CNDA ricopre un forte interesse nel sud Italia. Allora, non facciamo confusione, le armi ad avancarica sono di libera vendita quelle monocolpo e repliche, non sono libera vendita le originali. Purtroppo ci sono state forse interessi di qualcheduno su questi blocchi e abbiamo delle difficoltà soprattutto quando andiamo all'estero, perché abbiamo il problema contrario all'estero: gli originali sono di libera vendita, invece le armi di riproduzione no. Incontriamo forti difficoltà e la stessa difficoltà che però hanno gli altri stati come l'Inghilterra a venire in Italia, quindi l'Europa non ne sarà mai unita e neanche nel settore armiero, ecco. Io ho avuto il piacere di conoscere l'amico Giovanni che ha costruito questa splendida struttura. La mia idea è di cominciare una gara a marzo del prossimo anno a livello italiano di Coppa Italia, portarla nel 2014, fare una gara internazionale, credo a giugno, un Grand Prix d'Italia, per poi avere il clou nel 2016 col mondiale che l'Italia si è aggiudicata quest'anno a Pforzheim. Ne riceveremo è già ufficiale, ma riceveremo la bandiera organizzativa nel 2014 ai campionati del mondo di Cape Town.